Nato a Fano nel 275, San Paterniano fu molto probabilmente il primo vescovo della città. Si narra che il santo fu prima un eremita, poi abate di un monastero e infine eletto vescovo, carica che detenne per oltre 40 anni. Morì sempre a Fano il 13 novembre del 360. San Paterniano è venerato dalla Chiesa Cattolica come santo e protettore dei fanesi e per tutta la comunità, quella del 10 luglio, è una giornata molto importante, fatta di preghiera, momenti di raccolto e ricca di fede. Dalle prime ore del mattino la Basilica si è riempita di numerosi fedeli in occasione delle celebrazioni legate al Santo Patrono che si sono susseguite ad ogni ora. Ad officiare la Santa Messa delle ore 11, trasmessa in diretta su Fano TV, Monsignor Andrea Andreozzi, che proprio nella giornata di ieri ha anche festeggiato il suo primo anno in diocesi. Posso che ringraziare per questo momento di gioia, di festa, di comunione che abbiamo vissuto e allo stesso tempo invitare tutti quanti noi a guardare sempre alla storia di questa città, che è una storia fatta di santità, una storia che è stata portata avanti sempre alla luce del Vangelo, una storia che ancora oggi chiede di essere proseguita da parte nostra come Chiesa e da parte di tutte le istituzioni e di tutta la comunità cittadina. In occasione di San Paterniano auguro a tutti davvero di vivere un clima di festa, una giornata di pace, di serenità, ma anche una giornata in cui riconoscerci un po' meglio e un po' tutti come fratelli e come sorelle, capaci di collaborare, capaci di costruire insieme una città a misura d'uomo e soprattutto una città attenta ai più piccoli e agli ultimi. La celebrazione delle ore 11 è stata animata dal coro di San Paterniano insieme al coro malatestiano di Fano, accompagnato da strumenti musicali a fiato. Presenti alla funzione le autorità militari e civili e anche la nuova giunta comunale. Per me è un grande onore da sindaco festeggiare il primo santo patrono, quindi San Paterniano, vescovo di Fano. Ringrazio il vescovo Don Andrea e i frati Cappuccini per tutta l'organizzazione di questi momenti molto importanti per la nostra comunità. È un momento importante per la nostra comunità anche di riflessione, quindi come faceva San Paterniano, che si rifugiava nelle grotte per meditare e riflettere, ecco, questa giornata la passerò, come penso tanti cittadini faranno, per fermarsi, per riflettere, per meditare e pensare anche al futuro della nostra comunità insieme. Questa sera alle ore 22:30 in piazza Fano la tradizionale tombola del patrono con montepremi da 2.000 euro e poi l'ultimo appuntamento sarà il 14 luglio alle 16:30 alla grotta di San Paterniano a Caminate di Fano.